Buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news. Apriamo con la cronaca. Paura ieri sera in via Sant'Angelo a Trepuzzi. Dater Shop è stato preso di mira da tre uomini che col volto travisato si sono resi protagonisti di una rapina. Uno fungeva da palo mentre gli altri due si sono fatti consegnare l'incasso della giornata sotto minaccia di arma da fuoco. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Rover grigia e pare avessero accento straniero. Meno di un mese dopo il colpo all'ufficio postale di San Cassiano, ricordato per il coraggio di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena, finisce in manette il secondo rapinatore che era riuscito a scappare dopo aver accoltellato uno dei tre passanti intervenuti, ferendolo gravemente all'addome. Sono 9 le iscrizioni nel registro degli indagati per il nodo discariche sul percorso della statale 275 Maglie-Leuca. Gli inquirenti vogliono capire se sono stati fatti gli interventi di bonifica nelle due aree incriminate. L'inchiesta si intreccia con quella sull'affidamento dei lavori stradali ad una ditta ritenuti in odor di truffa. Voltiamo pagina, la corrispondenza non arriva e parte l'esposto all'Agicom. Il mittente, la segreteria provinciale della UIL di UIL Poste insieme all'Associazione per la difesa dei consumatori ad hoc di Lecce. Nell'esposto si denunciano una serie di problematiche riguardanti il servizio di recapito postale e i tagli effettuati dall'azienda al numero di portalettere in provincia di Lecce. Concludiamo con lo sport. Nella sala stampa Sergio Vantaggiato di Via del Mare parla l'attaccante bulgaro Tsonev. Sono molto contento per il mio primo gol in Italia, soprattutto perché ha contribuito alla vittoria della squadra. A Lecce con i leccesi mi trovo davvero molto bene. A consigliarmi di venire in Salento fu il mio amico Bocinov. Le breaking news terminano qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani.